Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, anche quest'anno, ringraziando il Signore, ci ritroviamo per prepararci alla festa di San Pio. È un momento importante non soltanto per noi che siamo qui, ma anche per tutti coloro che sono devoti di San Pio, che si rivolgono a lui perché possano vivere bene la loro vita cristiana. E oggi in modo particolare vogliamo accogliere la parola del Signore, che è la parola di Padre Pio, che ci ricorda l'importanza della obbedienza. Sappiamo bene che oggi proprio festeggiamo l'esaltazione della Santa Croce, sappiamo bene che la nostra salvezza è avvenuta proprio perché il Figlio di Dio Gesù si è umiliato e si è reso obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Ce lo ricorda la parola di Dio, che ci dice che proprio per questo è stato esaltato e il suo nome è il portatore di pace e di salvezza per tutti. Allora vogliamo accogliere questa parola e rivolgerci al Signore per intercessione di San Pio. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Da una lettera di Padre Pio a Padre Agostino. Gesù, sento che mi va ripetendo: coraggio, che dopo la battaglia viene la pace. Fedeltà ed amore dice che mi occorrono. Son pronto a tutto pur di fare la sua volontà. Pregate solo, ve ne supplico, che quest'altro po' di vita che mi resterà lo spenda a sua gloria e che lo faccia scorrere questo tempo a quella guisa che si propaga la luce. Diciamo insieme: glorioso San Pio, aiuta anche noi a seguire Gesù sulla via della croce e a fare ogni giorno la volontà di Dio per la nostra e l'altrui santificazione. Cos'è nella tua casa?
Salvatore, tu sai, buon Cireneo, cos'è portare il peso che grava sulle spalle dei tanti tuoi fratelli. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per la sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo Gesù, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Pio da Pietrelcina. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.